Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra trasmissione settimanale di attualità politica che ci porta a conoscere i sindaci delle nostre città. Io vado subito a presentarvi l'ospite che ci farà compagnia nella prossima mezz'ora raccontandoci che cosa sta facendo per la sua città che è Cupramontana e, e lui è il sindaco Luigi Cerioni, eletto Buonasì. nel 2011, riconfermato nel 2016 con una eh, grandissima eh, affermazione personale perché lei è arrivato dal 62,5% della prima elezione, che è pure un'affermazione importante, al 91,7%. insomma tutti lo volevano Sindaco, possiamo dirlo. Beh, eh, sì, effettivamente. Almeno quelli che sono andati a votare. Eh, sì, no, ci sono andati diciamo, intorno al 55% e ricordo che in quell'anno la media nazionale è il 59%. Effettivamente diciamo che l'opposizione eh, ha deciso di non partecipare l'opposizione vera, diciamo, di non partecipare al voto e non ha, o non ha trovato un candidato. E allora si è creata una lista, una lista diciamo. Eh, comunque eh, di garanzia anche per funzionamento corretto funzionamento delle, delle istituzioni elezioni, ecco. certo. però ecco, la soddisfazione è stata che comunque il 55% dell'elettorato è andato a votare e in grandissima misura ha dato conferma all'amministrazione uscente per il 91,7% sì, quasi un 98. record nazionale, sì. <ride> eh, immagino vero. lista civica, progetto Cupra eh, partita in che modo e che si sta sviluppando come, visto che sei, che siete a eh, metà del secondo mandato? Sì. Allora l'idea progettuale, veramente de, fin dall'inizio, è stato quello. Eh, di mh, sottolineare, sviluppare quella che è la vocazione più importante del territorio cuprense che è naturalmente la produzione vitivinicola, che è naturalmente diciamo, anche eh, la produzione proprio, diciamo così, legata alla cucina e anche naturalmente sviluppare tutto quello che è eh, turismo, tutto quello che è anche artigianato, commercio quindi diciamo, l'impegno della nostra amministrazione ha avuto questa coerenza. Poi naturalmente ci sono stati degli investimenti molto importanti che sono legati appunto, alla realizzazione del nuovo teatro, gli impianti sportivi e ultimamente interventi molto, molto importanti anche sull'edilizia scolastica. Cupramontana che paese è? Come lo descriverebbe? Noi lo conosciamo come la, una delle città, se non la città del Verdicchio. E poi per l'olio, e poi per sì. questa natura splendida. E lei come la racconterebbe questa città? Allora, io la racconterei come una, un paese, una cittadina accogliente. Perché accogliente? Perché abbiamo per esempio tantissimi agriturismi, uh -huh. e stiamo sui 25-26 agriturismi, e c'è un'associazione si chiama Cupramontana Accoglie gestiti in gran parte da stranieri, uh -huh. il presidente per dire è un ragazzo belga che ha deciso di vivere appunto a Cupramontana e, e da qui parte anche quello che dicevo prima, proprio così l'identità del paese. Noi vediamo ad esempio che eh, durante l'estate c'è una presenza straniera molto molto importante. Nord Europa? Nord Europa, in gran parte Nord Europa, ma non solo, abbiamo anche degli Stati Uniti, abbiamo dei, non so, anche per esempio popolazioni diciamo così anche dalla Russia qualcosa mm -hmm. e, e poi naturalmente anche italiani perché vengono anche molti italiani naturalmente e, e questo è un, un dato caratteristico però oltre naturalmente al vino oltre al verdicchio abbiamo anche appunto la gastronomia abbiamo anche i prodotti dell'artigianato cioè abbiamo anche una produzione diciamo un po' della meccanica quindi ecco è un paese che non, non è non possiamo dire che è proprio eh, solo di una, di una produzione, però certamente eh, l'aspetto che ci caratterizza sicuramente è il verdicchio. Tanto che esiste una delle sagre, perché così si chiama, sì. dell'uva più antiche d'Italia. Siete arrivati Noi siamo arrivati quest'anno all'ottantunesima 81. edizione. Siamo i secondi, siamo i più longevi secondi dopo Marino. Eh, sì, questa per esempio dice anche un altro aspetto dell'identità del Paese. Allora è un paese di 4600 uh -huh. abitanti, poco più, che però diciamo, ha eh, la, i residenti tutti intorno, in grandissima parte, in no, intorno al proprio nucleo storico. E questo mh, ci consente per esempio eh, di fare moltissime attività d'associazioni, moltissimo volontariato. Abbiamo tantissime associazioni, abbiamo società sportive molto importanti, per esempio siamo una squadra che milita le divisioni più alte sul baseball, c'è una tradizione da anni di questo sport, ma non solo, c'è il calcio, c'è la pallavolo, eccetera, le bande musicali, il gruppo folcloristico. Questo per dire che c'è ecco, una vivacità Massaccio da questo punto di vista. Si chiama, uno questo... si chiama Massaccio che prende il, il gruppo folcloristico questo è. Prende il nome dalla, dal il vecchio nome che era appunto Massaccio. Il periodo medievale si chiamava Massaccio il paese. Poi con l'unità d'Italia vi hanno ridato il nome... Ci hanno ridato subito il nome giusto. romano che era appunto Cupra Montana. Beh c'è questa dea, no? La dea Cupra sì. che vi protegge. noi ci abbiamo, sì. La dea Cupra Beh, è una divinità preromana. Eh, romana esatto. Fertilità, dea della fertilità. Esattamente, sì. E questo ci unisce a tutte, diciamo, un po' le zone, per esempio Cupra Marittima, uh -huh. oppure altre zone, diciamo, Umbre perché erano popolazioni pre-romane che diciamo, si spostavano umbre, umbre picene. Beh, avevano già capito che quella era una terra eh, fertile, sì. no? generosa. Certo, certo, certo. Abbiamo detto di questa sagra dell'uva che negli ultimi anni è diventata un appuntamento imperdibile, per esempio perché voi riuscite a portare dei grandissimi cantanti, cantautori, gruppi. Sì. Come ci riuscite, sindaco? Cioè voi chiamate, dite... No, allora, Bennato vieni a Cupramontana <ride> piuttosto che Piero Pelù, me ne ricordi altri? Eh, sì, no? Luca eh, Barbarossa quest'anno, eh, poi Vinicio Capostella, eh, Mas Gazzè, eccetera. eccetera sì, sì. Cioè, dite, allora, noi eh, naturalmente cerchiamo di portarci eh, i migliori artisti che, che, che sono sul mercato. Però di solito no, uno riesce con uno ogni tanto, eh. invece voi proprio a pacchetto. Noi cerchiamo, <ride> noi cerchiamo di farli venire. Allora, e intanto c'è la, la necessità e quindi anche un po' la difficoltà di far sì che questi artisti vengano da noi su una manifestazione che è la prima domenica, la prima settimana di ottobre, e questo spesso per gli artisti è un problema perché loro sono a fine tour oppure debbono ancora iniziare quell'invernale e allora ecco c'è questa necessità di, di, di contattarci, di sentirli. No, il fatto che, che vengano dipende anche, come dire, dalla. Eh, sì, dal, 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 dal programma che da anni si consolida e quindi è eh, spesso, un allora, spesso, no? sì, spesso gli artisti hanno un po' la difficoltà a venire su una manifestazione si chiama sagra no? allora per esempio, c'è stato un dibattito se rimanere il nome Sagre, certo. noi invece abbiamo deciso di lasciare questo nome, Sagra Sì, che poi uno pensa che sia perché, che sminuisca qualcosa eh, rispetto è a festa, invece non è così. Esattamente, secondo quindi, me c'è anche un bel passaparola tra di loro e quindi oramai Sì, 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 sì. E quindi Sagra dell'uva perché è una garanzia e anche di buona musica, oltre che di gastronomia, che di vino, sì, perché poi in paesaggi, giorni, tutto è affidato a quelle associazioni di cui ci parlava lei. Cioè l'impatto sì, stand... che si ha è straordinario, perché sì, gli, stand, gli stand... è come se a casa ti aprono le porte e dicono vuoi eh, venire da me piuttosto che sì, da sì, me. Sì. no?" A no devo, dire che, devo dire che, per esempio, gli stand. Garantiscono una qualità sulla gastronomia molto elevata e moltissimi visitatori vengono lì perché vogliono venire nello stand, per esempio, del masciaccio a, anziché del baseball eh, o del calcio oppure non so, della banda musicale. Eh. Eh sì, Tra poi... l'altro, va detto che eh, loro stessi poi organizzano degli spettacoli: esatto, cioè, esatto. arriva fino a notte inoltrata. E li organizzano anche gli spettacoli. C'è cioè una grande allegria, no? Poi sì, il vino sì, sì, aiuta, sì. sicuramente. Beh, sì. Bisogna sempre stare attenti. Perché... Sì, sì, però adesso i ragazzi, devo dire che si, si organizzano con i pullman, quindi da questo punto di vista c'è un controllo, c'è un'attenzione certo. anche sulla sicurezza Avete molto anche elevata. Abbiamo lavorato su questo in sì, immagino, sì, sì molto. Sì, 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 bisogna. Noi stare abbiamo la commissione provinciale del pubblico spettacolo. Attenti quindi, a sì, tutto. Sì. Poi, poi c'è la sfilata dei carri allegorici. Assolutamente. Va detto perché lì. Quella è sempre un'altra caratteristica. Ci sono dei ragazzi cuprensi che da subito dopo Ferragosto si impegnano per lavorare, per realizzare questi carri. E partecipano le contrade, no? Eh, le sì, le contrade, sì, c'è anche una certa diciamo, competizione. Chi ha vinto quest'anno Quest'anno ricorda... ha vinto, mi pare, San Giovanni, non vorrei dire. Le, lei... no? Io sono di San Michele e vedere. a me purtroppo si. Si classifica sempre agli ultimi posti, ma loro ci vanno lo stesso eh, contando sul fatto comunque che, che ci sarà sempre un'occasione, eh un'altra certo. occasione. E comunque. anche questa dei carri è particolare perché c'è tutto appunto una lavorazione sì, sì, all'interno sì. dei locali che voi mettete a disposizione, sì. loro stanno fianco a fianco, è molto bello anche questo da sì. vedere. No? Perché lavorano in questi grandi carri alti e scenografici sì, sì, sono molto oggi sono bene. delle vere e proprie opere d'arte. Sì, tra sì. l'altro è, è un'arte proprio che purtroppo si sta perdendo. Quindi è vero. dove però, esiste, è giusto. però devo dire, dire che, siamo, che no? ecco lì c'è una trasmissione tra ragazzi molto. molto fiorente. Il ricambio generazico questo più. Sì, questo, sì, questo è un altro, Ecco, questa è un'altra delle caratteristiche, appunto di questa coesione della comunità in generale poi vediamo anche dalle immagini che abbiamo scelto un pezzettino del centro con l'infiorata sì, che è un'altra caratteristica Quello quella l'infiorata del Corpus Domini eh, esatto questa è una anche lì ricorrenza tutta, religiosa tutta d'opera esatto, di, di coprense sì 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 assolutamente lì ci sono la mattina molto presto la settima, durante la settimana vanno a raccogliere i fiori e poi la mattina presto fanno appunto mettono i fiori lungo le vie del paese per la professione ed è uno spettacolo, è uno spettacolo rimane tutta la giornata rimangono eh, c'è moltissimo turismo vengono qui soprattutto gli stranieri amano moltissimo queste vie infiorate, quindi c'è un concorso fotografico anche. Sì. Quindi è una città, l'abbiamo detto per, per Spot, ma davvero che fa dell'accoglienza e del sì. turismo, ci sembra aver sì. capito, come amministrazione è un sì, po' noi, quella la leva. Sì, sì, sì certo, certo. Noi, diciamo, da questo punto di vista eh, l'impegno è sempre è, è condiviso, devo dire, la comunità, mm. condiviso dalle associazioni, condiviso un po' da dalle attività produttive quale ad esempio eh, le, le case vinicole Adesso, per fare un esempio noi abbiamo i musei il uh -huh. museo in grotta c'è un museo internazionale dell'etichetta è Bell eh, molto bello eh, che è gestito da questa associazione eh, di accoglienza eh, e poi c'è anche l'enoteca gestita da un'associazione che mette insieme tutte le case vinicole questa testimonianza anche un po' di questa capacità eh, che cerchiamo di sviluppare, di lavorare insieme. Anche questa, e soprattutto questa è politica locale, no? eh, quando... Appunto, sì. è sindaco, um, due anni ancora di mandato, sì, che cosa le piacerebbe vedere realizzato, fare in questo tempo? Allora, naturalmente eh, diciamo, completare una serie di interventi molto importanti, quali la realizzazione del, del teatro, noi abbiamo, mm. stiamo costruendo il nuovo teatro comunale e poi stiamo partendo con la realizzazione del nuovo plesso scolastico, questo a seguito anche del Sisma che a Cubramontana ci diciamo, ha avuto un effetti anche importanti e, e poi naturalmente andare avanti, andare avanti sì, eh, proprio con, con lo sviluppo. Cioè, la scommessa è diciamo creare posti di lavoro, perché poi di questo stiamo parlando. Ecco. Creare il posti lavoro, di lavoro e lavoro. Che, sì. che... Eh, noi, noi voglio dire eh, come la residenzialità, lo sviluppo sta nella capacità eh, di creare lavoro, di, di creare di occasioni di lavoro. Certo. Ecco, ci deve essere accoglienza, ci deve essere capacità appunto anche per esempio con, le, con, le, con gli immigrati. Eh, ci sono un, una percentuale intorno al 12% di immigrati, sì. le comunità indiane eh, della zona della, del Kosovo, del Montenegro, del Centro Africa. E che, che, dice, lavorano sì, che lavorano che nella lì, zona. Esatto, nella zona, ma naturalmente anche i eh, cuprensi, residenti che. Debbono trovare occasione di, di lavoro, di investimento, di progettualità per il proprio futuro. Sì, Questa è la scommessa vera. È, è molto alta insomma, come eh, scommessa perché sì, appunto. Sì, noi stiamo in una, in una realtà naturalmente che è la zona dello Iesino a cavallo anche un po' nella zona del Fabrianese, noi beh, per anni diciamo e tuttora una parte della popolazione cuprense lavora in quell'area. E quindi diciamo ecco, è noi non abbiamo, non abbiamo fortunatamente, non siamo legati mm. solo a quello, però certamente le crisi del settore del manifatturiero eccetera incidono anche nella, nella, nella nostra realtà. Ecco. Quindi dobbiamo lottare insieme a tutti i paesi, anche i limitrofi, perché la manifattura, perché. Il lavoro rimanga e si consolidi quando c'è nelle nostre aree. Per continuare a creare quello sviluppo che ha fatto eh le certo. nostre città eh certo. e della nostra regione eh un, certo. un polo importante ma che appunto. Eh, la manifattura è importante, anche la manifattura diciamo, ad alta tecnologia, quale uh -huh. per esempio la meccanica nelle nostre zone, diciamo così, nello Jesino, anche proprio lì nella zona artigianale nostra c'è la meccanica di precisione, gli stampi che sta andando bene in questo periodo, diversificare sicuramente, diversificare sempre e stare sempre attenti a dare una mano quando serve, quindi dando incentivi, quindi togliendo anche diciamo oneri mm. dal punto di vista urbanistico. Quello è che lavoro... può fare un comune con le certo. politiche sociali, e con no? le politiche certo. anche per esempio alle famiglie legate diciamo quindi alla, al nido, eh, aiuti in questo senso, tutto quello che serve per far sì che ci sia qualità della vita e anche sviluppo economico. Insomma, guardiamo alle gru che lavorano, ma guardiamo, dice lei, anche ai conti, al sociale. Eh, ai... Sì, sì, no, guardiamo a tutto, eh. perché se non c'è l'uno non c'è l'altro. Eh. Sindaco, lei è ospite anche con un'altra giacca no, in questa sì. nostra occasione, perché... Eh, a fine ottobre ci sono state le elezioni per i presidenti di provincia in alcune sì. eh, delle nostre cinque province. Pro, ente provincia che lo abbiamo raccontato fino a un certo punto, oggetto di riforma, una riforma che prevedeva l'abolizione, una riforma che si è fermata alla legge del Rio, si è fermata con, nel 2016 dopo eh, il referendum, dopo anche sì. il, 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 il cambio del governo, insomma. E, e, e però le province ci sono, hanno sì. delle competenze e adesso si, sono, eh, si è votato per i presidenti. Sì. Lei è il nuovo presidente della provincia sì. di Ancona. Quindi, Io sono eh, stato eletto, appena eletto presidente della provincia di Ancona, sì. Allora, una battuta subito, sì. eh, senza avversari. <ride> eh, anche qui, no? No? Che, che fa? Dove si presenta lei, non si presenta nessuno allora, io... <ride> fuori dalla battuta, sì. Beh, la politica forse dovrebbe eh, metterci un po' di più. No? Non lo so, quando non c'è il confronto sembra sempre allora, che manchi eh, un pezzettino. Ovviamente, sì. complimenti a lei. Eh. No, no, va bene. Allora <ride> mh, sono due realtà due situazioni eh, completamente certo, diverse. Certo. Per quello che riguarda i comuni, c'è l'elezione diretta. Per quello che riguarda le province, le elezioni di secondo grado, cioè i presidenti delle province vengono eletti dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni del appunto territorio. facenti parte del territorio della provincia. In questo caso diciamo le opposizioni, questa. Io rappresento naturalmente tutta l'area del centro-sinistra, la centro non, non ha indicato Però ecco, non eh, nessun, mh, nessun candidato. Non c'era né il centrodestra, né la Lega, né il 5 Stelle, né qualche. Sì, civico. ora bisogna dire anche una cosa, che per essere candidati bisogna che la, la candidatura venga supportata eh, con almeno 100 eh, consiglieri comunali. Quindi ci sono alcune realtà politiche che non hanno al momento eh, nei consigli comunali il numero di consiglieri sufficienti. Bisogna essere sindaci in carica. Bisogna essere sindaci in carica, esatto. E bisogna eh, averci almeno un mandato per almeno un altro anno mi pare quindi ci sono delle condizioni che magari certo, certo. Non, non, per alcune forze politiche non hanno favorito la candidatura lei, per alcune Lei per eh, altre certo, sì. c'è una potuto. scelta certo. sì. eh, cosa ha pensato quando le hanno chiesto di candidarsi? allora io, come dire, io intanto va detto che io ho lavorato eh, per almeno trent, per più di 30 anni nella provincia, sia prima di Macerata e poi nella provincia di Ancona. Ah, allora conosce il Palazzo. Quindi io conosco <ride> la provincia e, e devo dire quindi che per questi almeno due anni, eh, stante la legge attuale, mm. due anni e mezzo che rimangono per me come amministratore, eh, servire anche la comunità provinciale eh, è, è un'occasione, diciamo, che ho colto come un'opportunità. Un, un po' la responsabilità c'è. Va detto tra l'altro che è un incarico che non dà nessuna indennità, quindi viene fatto... Sì, questo sta appunto in quel passaggio di questa questo, legge... Diciamo, la legge del Rio prevede eh. che non ci sia indennità per il Presidente della provincia, come anche per il Consiglio provinciale. Però ecco, per me è, è quindi un'occasione davvero per affermare, per sostenere quelli che sono gli... I compiti attuali della provincia, che sono comunque compiti importanti. Ecco le funzioni sindaco, ricordiamole. No, le funzioni fondamentali sono l'edilizia scolastica, le scuole medie e superiori importante. tutte, poi c'è la viabilità e poi c'è l'ambiente, ci sono i rifiuti. Questi La direi che sono è, i tre compi. Le risorse ci sono? Perché poi questa riforma nasce per tagliare un ente inutile no? per allora, i costi. Eh. Io devo. Cioè, se voi avete queste competenze, che edilizia allora, trasporti. io devo dire che. Eh, senza io risorse. Devo, allora, le risorse sono state fatte dei tagli molto importanti, eh. non c'è dubbio. Sono stati fatti a tutte le, 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 le realtà, le autonomie locali, comuni, dei... province, cioè quindi tagli un molto importanti. Più o meno alle regioni. La regione diciamo così ha una funzione che è diversa quella della, della sanità eccetera. Anche lì però ci sono stati dettagli sì, importanti sì, eh, sulla sanità. Sì. Ora però diciamo che al la situazione è mutata nel senso che eh, la provincia sicuramente a questo punto è un ente che c'è, che rimane, va detto che l'attuale maggioranza parlamentare mi pare abbia votato un ordine del giorno che prevede il ritorno all'elezione diretta del Presidente. Quindi non mi pare che sia più la messa in discussione del ruolo della provincia, che comunque, ripeto, c'è nel senso delle funzioni fondamentali. A Beh, questo... se ricordiamo la Lega nella sua storia, no? il federalismo, il certo, suo certo. cavallo di battaglia. Certo. E, eh, questo... Ora, naturalmente nella progettualità delle riforme istituzionali può immaginare anche situazioni diverse. Certo. Quello che è sicuro, però, la provincia è stata diciamo, oggetto diciamo, un po' di una bandiera. Mm. Del, di quello che eh, si riteneva diciamo, spreco, mm. si riteneva necessario diciamo, di, quando a mio avviso eh, le funzioni fondamentali sovracomunali stavano e in gran parte ancora stanno tutte dentro la provincia. Immagino per esempio anche all'urbanistica, al genio civile, mm. formazione professionale, eccetera, eccetera, che sono passate adesso, sono ritornate in regione, eccetera. Viene. Adesso si tratta di lavorare per, eh, per portare avanti questi compiti. Quindi l'impegno è questo. La provincia di Ancona secondo lei dov che, eh, dovrà eh, lavorare di più rispetto eh, appunto, a queste competenze che deve, ci deve, deve continuare a impegnarsi eh, su questo, sulle delizie scolastiche, quindi mm. sull'adeguamento adeguamenti normativi delle scuole, su rispondere alle esigenze della didattica. Su quello che è diciamo, proprio il servizio, cioè la formazione, la scuola, è una delle cose più importanti per un futuro del paese, quindi sta in uno snodo fondamentale. Poi, naturalmente, le strade. Eh, poi la provincia ha un ruolo da sempre importante: noi abbiamo realtà di comuni piccoli anche molto piccoli, la provincia da sempre è stata un punto di riferimento, eh, mette insieme tutte queste realtà e, e le fa parlare insieme. C'è un'assemblea di sindaci, diciamo che è un, organ, un, un organismo che fa parte della vita della, della, della provincia. Quindi ecco, mi trovo da questo punto di vista a casa e cerco in questi due anni e mezzo di fare il meglio in questo senso. E poi appunto lei sindaco di un comune conosce tutti i colleghi certo. e quando c'è da risolvere qualche problema il sindaco di solito è piuttosto concreto, non è che guardi al partito, alla sì, provenienza. No, no, il, esattamente, eh. il sindaco, un sindaco che, vuole, che qualsiasi sindaco, devo dire, eh, dopo qualche anno eh, ha trovato modo di rapportarsi con i problemi e quindi deve obbligatoriamente fare riferimento a questi, rapportarsi a questi, eh, lavorare insieme ai colleghi. E quindi in questo senso diciamo eh, l'idea che un sindaco debba essere un presidente di provincia probabilmente fa parte proprio di quest'idea. Questa è azzeccata. Diciamo. Questo, da questo punto di vista è azzeccata. Una cosa che voglio dire tra l'altro è che il presidente e io sicuramente eh, cerca, eh, cercherò di lavorare insieme al Consiglio provinciale. Mm -hmm. Anche questa espressione dei consigli, diciamo, tutti i comuni. Lì probabilmente ci saranno esatto. diverse Loro adesso, posizioni. Sì, lì no? certamente verranno, Saranno espressioni di tutte le realtà politiche de, della provincia. A proposito di politica, lei ha una passione storica, cioè inizia a. Allora, io... da da presto, da giovane no io non inizio ragazzi, arriva... prestissimo io effettivamente eh, diciamo così dal punto di vista anagrafico sono del 55 il prossimo anno ho 64 anni però eh, dal punto di vista proprio diretto della politica sono diciamo una quindicina d'anni ecco prima non, non mi impegnavo cioè, inter, mi interessavo di politica però non c'avevo diciamo un impegno diretto proprio come militante nelle istituzioni se non altro ecco Sindaco è un ruolo interessante, no? Il sindaco è un ruolo interessante. È un ruolo, come dire, anche che... umanamente. umanamente con i un... suoi colleghi eh, e colleghe. Eh, sì, umanamente. Sì, è un ruolo coinvolgente. Diciamo che uno che si impegna in questo ruolo lo è 24 ore al giorno, mm. questo sicuro. E dopo un po' lo diventa, diciamo quasi naturalmente. Quindi la fatica, tutto sommato, si sente o non si sente. Si sente lo stress dell'impegno e quindi la responsabilità, quindi ci sono momenti anche difficili, ovviamente. Però, però è un'esperienza che io consiglio, veramente. Cioè, eh, ma non è che devo dire solo per il sindaco. Cioè, io consiglio veramente eh, l'impegno diretto, che poi sia eh, destra, sinistra, centro, questo è un altro discorso. Però... Veramente io mi sento di consigliare soprattutto ai ragazzi di impegnarsi direttamente nelle istituzioni, Impegno. soprattutto superare questa fase dell'idea dell che la politica è una cosa brutta. Questo sì è un lascito che è brutto e che deve essere superato. Cioè, uno lo fa per un periodo, naturalmente, poi. Eh, si fa altro perché va bene così certo. però, però la politica è importante. Non è nei a partiti, guai nella... a... no, no, ad ne... abbandonarsi anche a quella, a quella critica, a quell'assismo no, no, che non no, porta. Diciamo che non basta Facebook, non basta eh, bravo, il cellulare sembra. per impegnarsi in politica. Bisogna impegnarsi, ma bisogna impegnarsi con tutti, insieme agli altri, nei, 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 nei partiti, nei, nelle eh, nell associazioni, dappertutto però impegnarsi in una comunità è importante allora, e la politica è importante la, eh, Lei eh, che appunto mh, alla fine di questo secondo mandato non potrà ripresentarsi no. e riconfermarsi eh, come vorrebbe lasciare Cupra Montana. Non dico a chi, eh, ma come? <ride> no, io vorrei che eh, come dire, trovasse eh, allora, intanto prima di me c'erano altri amministratori e poi ce ne saranno altri ecco perché, perché nessuno, cioè io penso. Siamo di passaggio. Eh? Siamo di passaggio, quindi ecco, partiamo da lì. Siamo di passaggio, è un lavoro di squadra. Noi, diciamo la nostra squadra si è rinnovata, però il progetto è rimasto questo. La soddisfazione, la soddisfazione è quella di eh, riuscire. Siamo riusciti finora a dimostrare eh, di lavorare veramente per la comunità me ne ha disinteressata. E quindi ecco, l'idea è, mi piacerebbe che ci fosse un'altra amministrazione che in maniera disinteressata si impegna per il Paese, abbia a cuore le sorti di questo Paese, pensando che il Paese non sta da solo ma vive insieme ad altri, e ecco, perché penso che lì ci sia anche la possibilità di lavorare per tutta la comunità, anche magari può essere dal nostro colore politico, può non esserlo, quello è un altro ragionamento, però è importante che ci sia sempre questo confronto e questo, interesse, e questo diciamo, impegno disinteressato. Magari passare il testimone ad un ragazzo, una ragazza. Perché un no? Sì, sì, quello va benissimo. Ad un, ad un giovane. Perché? Certo che, certo, che continui con questa, questa idea passione. anche di accoglienza sì, sì. e di no, passione. Questo sì, con la passione. Questo è necessario perché altrimenti se non c'è questa, dopo un po' cede una persona. Questo sicuramente serve, è indispensabile anzi direi. Ecco. Come anche è indispensabile il disinteresse, eccetera, o l'onestà, eccetera. Questo, come dire, per la politica non è che siano... Sono condizioni, sono precondizioni lo la sono condizione, nella politica sicuramente nella vita personale nella vita personale, però voglio dire la condizione perché ci sia. Eh, ci, ci deve essere la passione, ci deve essere un'idea di paese, ci deve essere veramente l'idea che il paese eh, abbia un futuro, anche se ci sono momenti molto difficili e non è, ce ne saranno anche sfide molto difficili, però queste sfide si possono vincere, si possono diciamo in un primo momento magari le difficoltà possono anche essere per certi momenti anche di difficile soluzione certi problemi però, però la, il futuro c'è sempre perché eh, se uno ci crede poi alla fine la soluzione si trova sempre allora con queste parole che sanno tanto di testamento nel senso sì, politico sì, eh, sì. Nel, in quel senso eh, sì. Ci dicono insomma, che il tempo è terminato, questi ah, okay. sono i, ah, eh, i segnali che ci io. arrivano. Sì. Io eh, ringrazio voi per essere stati in nostra compagnia. Sì, Auguro un buon lavoro al grazie. sindaco di Cupramontana e al presidente della provincia di Ancona per questo nuovo, importante e sicuramente. Eh, impegnativo, impegnativo in <ride> incarico che ha appena grazie. assunto e grazie, ci vediamo grazie. a Cupra Montana come no, tra l'altro l'autunno è una di quelle stagioni che esalta questi sì, nostri sì, centri, noi, esattamente Quindi, noi come minimo, intanto si può venire anche d'estate, certo eh, però sicuramente l'appuntamento più conosciuto di Cupra è la prima settimana di ottobre e, e abbiamo tutto l'autunno e tutto l'inverno no? da, da, da per scoprire questi nostri centri, certo, per certo. secondo me incontrare anche i sindaci, perché poi voi siete sì, sì, i primi... No, 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 siete, ma noi ci stiamo sempre. Siete eh, i sì, primi... Sì, assolutamente, dai, dai presepi viventi, dappertutto, come no. Anche, anche e anche in provincia, eh, perché poi io ripeto, sono anche in provincia e quindi l'impegno mio è un impegno anche per tutta la comunità provinciale, tutte le comunità, i paesi, le città, eccetera. Quindi da questo punto di vista, diciamo, l'impegno è altrettanto forte. Garantisce il sindaco, garantisce il sindaco <ride> e in questo caso, anche il presidente, anche presidente della sì. provincia. Grazie a tutti per essere stati Grazie in nostra compagnia. Noi ci vediamo settimana prossima. Grazie a Luigi Cerioni. Grazie.